Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video e oggi parlo un attimo di una cosa un po' diversa. Solitamente parlo di Inter e di nazionale solo nelle competizioni importanti, non nelle qualificazioni. Forse in Nations League, visto che sono in semifinale, ne avrei parlato, ma visto l'andazzo e tutto, ho evitato. Praticamente voglio parlare innanzitutto dei fischi a Donnarumma, che secondo me sono sbagliati sempre, cioè nel senso, quello che ha fatto Donnarumma al Milan, i milanisti ci possono rimanere male? Sì, come noi ci rimaniamo male di quanto è successo con Icardi, stessa identica cosa, Icardi a noi ci ha trattato forse anche peggio, però io sono sempre contrario a questo perché a fischiare durante la partita ovviamente, nel senso, mi ricordo quando giocava all'Inter ancora e c'era tutta la questione di Icardi, anche prima addirittura, che Icardi tirò due rigori. Uno aveva appena litigato con la curva, era il 2015, anzi no, 2017, e aveva litigato con la curva perché aveva scritto il libro, aveva pubblicato la biografia e aveva citato la curva che l'aveva criticata in malo modo, vabbè, tutta quella storia. E c'era un rigore col Cagliari e l'Inter giocava in casa e la curva iniziò a fischiare e Icardi sbagliò quel rigore. Un secondo episodio è appunto 2019, ultima partita di Mauro Icardi con la maglia dell'Inter, e Inter-Empoli, ci stiamo giocando la Champions, calcio di rigore per l'Inter, tira Icardi, tutti fischiano, sbaglia rigore Icardi. Ora, io capisco tutto, perché se ti trattano a pesci in faccia, tu paghi per andare a vedere una partita, tu paghi per andare a comprare una maglietta, sei tu che in parte finanzi l'Inter, ovviamente non è che la finanzi come gli sponsor, però ci spendi i soldi mentre loro li prendono per fare quello. Quindi il tifoso ovviamente supporta la squadra ed è quello che ne soffre di più e questo è il nostro compito. E quindi ci sta che si critica un giocatore come adesso Çalhanoğlu quando gioca male, ma ci sta che lo fischi quando esce, non durante la partita, perché appunto Icardi in quel momento gioca per l'Inter. Se sbaglia il rigore perché io fischio, ci rimetto io o ci rimette solo lui? Ci rimetto pure io. È un discorso che mi pare logico. Cioè, se Icardi sbaglia il rigore, noi perdiamo. Cioè, chi ci abbiamo guadagnato? Che lui si sente peggio? Wow, mazza, bravi. Magari non andavamo in Champions perché Icardi aveva sbagliato il rigore. Poi, per fortuna, per una questione di pazza Inter e questioni strane, ci siamo andati. Però, voi pensate se in quel giorno, perché i tifosi hanno fischiato Icardi durante il rigore che non ha fatto il 2-0, non andavamo in Champions. Cosa ci guadagnavamo? Che i Cardi si sentivano schifo. Ma i Cardi comunque i soldi li prende. Se può sentire peggio nei confronti dei tifosi interisti, ma di certo non è che sta male, ecco. E quindi io condanno sempre queste cose, soprattutto durante la partita. Perché ci sta Donnarumma che lo fischi, magari il riscaldamento quando entra, magari quando finisce la partita. Ma non durante, durante no, perché abbiamo visto pure ieri aveva fatto quasi una mezza papera. Per fortuna la palla poi non è entrata, però aveva fatto una mezza papera. Quindi io queste cose le condanno. Assolutamente non, cioè, mi vergogno per i milanisti che l'hanno fatto, ma come mi vergogniamo per gli interisti che fischiavano Icardi? Io non facevo ancora i video su YouTube, ma quei giorni avrei sbroccato anche con i tifosi, non solo con la squadra, soprattutto a Inter Cagliari, che Icardi sbagliò il rigore. Perché in quel momento Icardi gioca per te, gioca per la tua squadra, non solo per se stesso. Ok, se lo vuoi criticare lo critichi fuori, non lo critichi mentre sta giocando per te. O se sta contro lo fischi, giustamente. Però io lo capisco, ripeto, che paghi il biglietto, che è giusto che esprimi una tua opinione, ma in quel momento gioca per te. Cosa ci guadagni solo a fischiarlo e a farlo giocare male? Lo fai fuori dal campo, tanto lo capisci uguale. E non compromette le sue prestazioni, almeno in parte. Poi, seconda cosa, siamo usciti in Nations League. Io ovviamente avevo i biglietti per la finale. Speravo che ci andasse l'Italia, ma andrò a vedere la Spagna. E quella è la vincente di stasera, quindi mi dispiace, il doppio. Però, vabbè, mi vado a vedere comunque una finale, una bella partita, quindi speriamo che sia una partita divertente. Partita compromessa sicuramente dall'espulsione di Bonucci, perché poi è arrivato subito dopo il 2-0 quando Di Lorenzo giocava centrale, Bastoni ha giocato male
Però secondo me anche l'ambientamento difesa 4, difesa 3, perché mi ricordo difesa 4 quando giocava al Parma delle volte faceva pure il terzino sinistro. Quindi secondo me anche quello. E sicuramente con promossa da Bonucci che ho letto non si faceva espelle dalla partita con Milan, cioè in tutti questi anni alla Juve che è ritornato non si è mai fatto espelle, ma queste cose non le può fare la Juve perché deve fare nazionale. Vabbè, comunque Bonucci stupido, stupido perché a protestare e a fare quel fallo perché quel fallo potevi anche non farlo, però prima di tutto stupido perché protesta veemente, quindi in primis quello. Poi sull'1-0 Bernardeschi prende palo, Insigne sbaglia praticamente a porta vuota, quindi un po' di situazioni strane, non dico che l'abbiano condizionato i fischi a Donnarumma assolutamente, però un po' di situazioni un po' che ci siamo autosuicidati, ecco, però la potevamo vincere questa partita ed è quello che dispiace di più. Rispetto alla partita agli europei, che avevamo palla loro e noi qualche ripartenza, questa volta ce la stavamo giocando più a viso aperto. Poi è arrivato il 2-0. È finita. Invece stavamo 1-0, magari appunto un errorino lo facevano, come hanno fatto, e 1-1. Poi Chiesa troppo forte. Chiesa è dalla Fiorentina, che dico che è forte. I juventini se ne sono accorti solo quando è venuta la Juve. E niente, quindi la sintesi del succo è: non fischiamo i nostri giocatori quando giocano per noi. Quando giocano contro, ok, perché non bisognerebbe mai di fischiare Chiellini e Bonucci, anche se li odio, cioè Chiellini è uno che non sopporto veramente. Cioè, fischiarlo è come se Cuadrado venisse all'Inter, anche lui è un altro che non sopporto, e lo fischiasse ogni partita che gioca per noi. Che ci guadagno? Non ci guadagno niente. Lo posso criticare fuori, lo posso criticare per come si comporta, sì, ma lo stadio non lo fischio, non c'ha senso. Va bene, un saluto da Winterfest e sempre forza Inter e forza Italia, dai.